With Uber Reserve, you can book your Uber ride in advance, 90 days in advance. Perfect for all you forward thinkers and planning gurus. Reserve your Uber ride up to 90 days in advance. Uber Reserve. See Uber app for details. What are you hammering? Brock's candy canes. Candy canes? Yeah, I'm turning Brock's famous candy canes into my famous holiday peppermint bark. With a hammer? Yeah, I crush up candy canes, spread them on the sheet pan, pour melted white chocolate over them, and refrigerate. I see. Yeah, why are you holding a wreath? Well, I was gonna hang it. But you need the hammer. Mm-hmm. Brock's. Make moments sweeter. It's our duty to support veterans as they transition to their next mission, like Ben, who found his new career at Boeing through the SkillBridge program. We lead and work with some of the most highly motivated and talented people in the country. The SkillBridge kind of helps you translate all that experience. And Corrine, who found her next purpose with the Mission Continues. Once you get out of the military, you don't lose that sense to want to give and to want to make a difference. Learn more about the programs for veterans and their families at boeing.com/veterans. Ho fatto podcast ipotesi su tutti i brani di Sanremo, bene o male quelli che mi portavano qualcosa da dire, diciamo, alcuni li ho saltati perché non ne sentivo l'esigenza. Di Elisa ne sentivo l'esigenza, ma non ne ho parlato. Ho detto questa me la tengo come chicca. Io la seconda sera mi ascolto Elisa e la commento. Eccoci qua. E sono rimasto molto contento e soddisfatto. Non avevo alcuna informazione, non ero andato a spulciare testi, roba, niente. Volevo essere sorpreso perché di Elisa ne ho parlato recentemente un paio di volte, quindi non volevo bruciarmi qualcosa da dire, volevo dire qualcosa di concreto. E lei si presenta con una canzone bellissima che dice: sarò nello stupido istante che ti porterà felicità. Lei proprio parla di un sentimento che è quello della voglia di vivere, che è un sentimento ed è una passione allo stesso tempo, e però con la sua sensibilità tanto grande, che abbiamo avuto modo di ammirare in luce quando ti dava sì delle certezze, delle concretezze, però comunque era una giovane che si stava ponendo tante domande, e anche la concretezza che ci dava comunque aveva la bellezza del sogno, dell'illusione, dell'età, della giovinezza. In questo brano ci sono risposte, in questo brano ci sono le consapevolezze di una donna molto sensibile, molto forte, di una donna che sa vivere la terra in modo ultraterreno, perché chi vive a contatto con le proprie emozioni, come Elisa ha sempre fatto, e il modo di cantare è una sorta di prova del 9 sulla tua fragilità, che è la tua forza, e quindi di conseguenza ti dà delle consapevolezze, questa stupida voglia di vivere, come se fosse nulla, consapevole che è tanto, ma è la quotidianità che fa la differenza, ragazzi. Signori miei, non sono i grandi eventi che portano una persona a fare scelte drastiche, distruttive per sé, ma è la quotidianità, è quella stupida voglia di vivere che nella quotidianità ne necessitiamo, appunto. Cioè, se manca, siamo finiti. Sarà che la vertigine non mi fa più paura. È un brano maturo, un brano con le palle, un brano che racconta veramente cose da una prospettiva elevata, con l'umiltà, e te la spiega come fosse una carezza sul volto. Quindi grazie Elisa per questa carezza e per questa bellissima canzone.